Buongiorno. Buongiorno. Siamo già stanche. Buongiorno. Donne, eccoci qua ragazzi. Stiamo andando a ritirare la nostra macchina bellissima, sarà un'avventura, raga. Elena ha la passione per i vecchi. Non toglie proprio in Vespa. C'è un amico qui con noi, vieni qua, vieni a presentarti. Lui si chiama? Qual è il tuo nome? Dici? Come ti chiami? Pistolino. Sono Pistolino. Come mi chiamo io? Come mi chiamo? Il cagnolino? Raga, abbiamo pagato, abbiamo la nostra macchina che penso sia una di queste due. Adesso ti metti in costume. Ma vara seria. Adesso mi metto in costume e guido in costume carinissimo. Ragazzi, siamo col tizio che mi sta insegnando a guidare sta macchina, raga. È impossibile perché guardate, questo è il cambio, ma c'è, è difficile, cioè, teniamo bene, Elena. Allora, questo è in folle, giusto? Sì. Mettiamo in prima. Così? E la retro. Questa è la retro. La prima è solo così girato. Sì, girato e indietro. Quindi questa è la prima. Sì, adesso togli per la mano. Sì, ok, piacere, vabbè, sì. Devi togliere per la mano, per la mano. Adesso vuoi andare. Vedete che non ci schiantiamo. Mi sono legata da fare. Torna da lì. Perfetto, dai, ce la caviamo. Io pure a mettere la seconda, andiamo via sempre in prima. Andiamo a mettere una seconda. Bene, che ci decoriamo con le partenze perché. Oddio. Elena, ti faccio qualche video che passi nel nulla. Ti metti là e passi. Siamo in seconda o siamo in folle? Come si frena? Frena, sì. Frena. L'importante è che ci sia il freno, diciamo. Stiamo facendo benzina alla nostra Miari, eccola qua. Elena che fa manovra nel... Allora ragazzi, siamo saliti in barca, questa è la nostra postazione davanti alla barchetta e niente, è molto bella, non vediamo l'ora di partire, c'è un bellissimo venticello, adesso mi metto la crema perché... Comunque vedete, si può salire anche là sopra, la nostra è la barca Flavia. Adesso andiamo a vedere l'Elena che sta facendo foto in giro. Eccola qui. Per adesso mi metto la crema solare perché sennò, ragazzi, mi ustiono la vita. How do you feel, Elena? How do you feel? Mi sento ricca. Eccoci qua, pronte per partire con la nostra imbarcazione privata. Questa è la vita che ci meritavamo, Elena. Questa è la vita che... Una bitch. Una bitch, perché ti senti una bitch? Bene ragazzi, voglio farvi vedere la situazione è questa. È molto bello perché l'acqua è tipo blu, bella. Bella, come i posti belli che hanno l'acqua bella. Le grottacce della grotta.
all'interno ha incastonato la Sicilia. Guardate che meraviglia, l'acqua che risplende direttamente da sotto. Guardate la bellezza di quest'acqua. Per fare un tuffetto in questo, oddio, questo meraviglioso mare. Questa è l'ancora che mi stava per venire in culo. Guardate gli scogli, ragazze. Adesso andiamo qui dentro, ragazze. Figli miei, stiamo entrando in acqua. Vi butterete con me? Quindi con questa meravigliosa visuale pranzeremo. Ciao poveri. Cos'è, Elena? Ciao poveri. Scesa dalla gita in barca, sono le 5 passate. Ora prendiamo la nostra Meari. Allora, ragazzi, eccoci qua. Ci siamo preparate. Fai vedere il tuo outfit. Quello di ieri. Io ho questo top, maglie, braghe bianche. Basta. Adesso riprenderemo la nostra Meari. Preghiamo sempre Dio che tutto vada bene. E andremo verso la parte nord di Lampedusa. Sì, esatto. Allora, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo parcheggiato la nostra Meari fantastica in questo angolo di terra e adesso ci dirigiamo verso Cala Creta. Cambio di rotta, ragazzi, spiega cosa è successo. Ci siamo resi conto che qui a Lampedusa non ci sono regole. Noi abbiamo lasciata lì pensando che questa fosse un'area archeologica.
E ho detto, per rispetto non entriamo, lasciamo lì. Un'area archeologica, ma poi dov'è, perché c'è tutte pietre. Poi vedi arrivare in macchina dall'orizzonte. Cosa è successo, Elena? No, spero non si spacchi la macchina. A te che non può perdere più pezzi di così. La siepe. Che cazzo è di strano? Sono loro. Allora la strada lì, la parte è stata grattata ma è più asfaltata. Qui non asfaltano, dici? Allora ragazzi, eccoci qua, piccola sosta in mezzo al nulla, come vedete ci siamo fermate perché c'è questo, come si dice, ambiente che sembra proprio un ambiente quasi lunare, cioè, guarda, faccio vedere, guardate. Elena, cos'è che hai detto che... No, quante volte abbiamo incassato? Maresciallo sarà contento. Elena, ma stai tornando un geometra col treppiedi? Cosa stai facendo? Abbiamo fatto Velux oggi. Oggi sei in poliziotto? Velux sulle finestre, ma non importa. Guardate chi c'è! C'è lui! Guarda che sarà pieno di zecche, Elena! Un cagnolone randagione! Ma dove vai, tesoro, da solo? Dove vai? Dove vai? Ragazzi, abbiamo ripreso la nostra Meari che abbiamo scoperto. Ragazzi, stavo per mettermi la cintura, non c'è. Stava per mettersi la cintura che non esiste. Non esiste. E adesso riprendiamo la macchina. Abbiamo visto il tramonto come tramonto. Tramonto. Parte, parte, adesso parte.